Quello che vedete sono olive nere delle macchie delle coserie. Sono state prima fatte asciugare almeno 10 giorni su una rete. Adesso noi facciamo una bella sciacquata con acqua fredda, mettendole in questi scolapasta, ecco. Sono più o meno 8 kg di olive, ma ne faremo ancora molte di più. L'acqua deve essere assolutamente fredda, imbottando questo particolare. Adesso facciamo prima una bella lavata a cacciare qualche impurità, importante questo passaggio, ma poi ce ne saranno altri, quindi non c'è problema. Poi metteremo del sale, diciamo che almeno per ogni chilogrammo ci vanno 80 grammi di sale, e questo sale servirà a renderle poi più dolci e far uscire quella marognola, questo per almeno 3 giorni. Poi li metteremo dentro un panaro e li facciamo essiccare vicino al caminetto, ecco, per almeno 7 giorni. E poi si possono preparare con degli aromi che faremo vedere, e poi si possono mettere sotto vuoto. Sì, realizzeremo le classiche olive arraganate che sono molto molto interessanti. L'importante è che siano di buona qualità, che non siano già marcite, devono essere assolutamente integre, altrimenti il risultato sarà scadente. Una vera leccornia, le olive arraganate. Quest'anno penso di farne almeno una cinquantina di chilogrammi.